Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata della nostra serie tedesca sulle grandi amanti della storia, che ha questo titolo vagamente scandalistico, Il potere segreto delle donne. E andremo a visitare un luogo che in effetti fa parte del nostro immaginario, l'harem del sultano a Istanbul. Il documentario è molto corretto nel far subito vedere che l'harem era un luogo un po' diverso da come lo dipingevano i pittori dell'Ottocento o come magari appunto ce lo immaginiamo nelle nostre fantasie. L'attività sessuale del sultano era molto intensa e impegnativa, ma non era una sua faccenda privata, era un affare di Stato. Aveva lo scopo di produrre eredi e le ragazze che entravano nel letto del sultano venivano selezionate, registrate, rispettavano dei turni, erano controllate da tutta una burocrazia. Al vertice della burocrazia dell'harem c'era il capo degli eunuchi neri, il Kezlar Agassi. Sentirete spesso questo titolo nel documentario, anche se con una pronuncia turca su cui è meglio non fare commenti, però sarebbe stato bello fare quello che il documentario non fa, cioè dire cosa significa questo titolo. Kezlar Agassi significa il comandante delle ragazze, come se uno dicesse il comandante dei giannizzeri. Insomma, l'harem è un dipartimento dello Stato e le ragazze sono un reparto militare. E allora si capisce anche una cosa, che però nel documentario non vedremo, e cioè che nell'harem, oltre al sultano, le mogli, le concubine, le schiave, i figli e le figlie del sultano, gli eunuchi, i servi muti, c'era anche uno sciame di schiavi ragazzini. Magari nobili genovesi o veneziani catturati in mare, che venivano educati nel palazzo, e alcuni di loro avevano relazioni molto intime e appassionate col sultano. Solimano il Magnifico era cresciuto nell'harem accanto a uno schiavetto greco suo coetaneo, che poi diventerà il suo gran visir, Ibrahim Pasha, e a cui Solimano da giovane spediva appassionate poesie d'amore, firmandosi Muhibbi, l'amato. Anche il figlio di Solimano e di Roxelana, della nostra Roxelana, Selim II, aveva un suo schiavetto favorito, un genovese, Scipione Cigala, che le fonti dell'epoca ci descrivono nell'harem bello, vezzoso, vestito di abiti discinti, con lunghi capelli profumati. Poi, una volta cresciuto, Scipione Cigala diventerà il comandante in capo della flotta del sultano, col nome di Sinan Capudan Pasha. Insomma, il sultano faceva il suo dovere con le concubine, in base al registro, produceva eredi. Ogni volta che nasceva un bambino, la mamma diventava gelosa di tutte le altre e cominciava a intrigare perché suo figlio fosse preferito dal padre rispetto ai fratelli. La politica ci si mescolava inevitabilmente. E allora si può capire che poi il sultano, per rilassarsi da questa vita faticosissima dell'harem, ogni tanto andasse a riposarsi in mezzo a tutti questi schiavetti ragazzini, con i quali se non altro non c'era il pericolo di generare eredi, e quindi la politica restava fuori. Tutto questo però, lo ripeto, nel documentario non lo vedremo, perché far vedere il passato com'era davvero, nella nostra epoca a parole così trasgressiva, poi non abbiamo il coraggio di farlo. Buona visione. Nel 1520 Costantinopoli era il centro di un imponente impero che si estendeva dalla Crimea fino alle piramidi. Qui finiva l'Occidente e qui iniziava il misterioso e magico mondo dell'Oriente.
cercasse dagli occhi a mandorla. Bellezze esotiche dall'India e da Samarcanda. Veneziane altolocate dalla pelle morbida, che avevano perso tutta la loro boria. Queste erano alcune delle mie compagne di sventura. Molte ragazze, come me, erano state rapite, trasportate dalle carovane dei mercanti di schiavi attraverso la steppa o dai pirati tunisini attraverso il Mediterraneo. Altre erano state vendute dalle proprie famiglie. Altre ancora offerte in dono al sovrano per conquistare la sua benevolenza. Qui, in questo posto, si è compiuto il destino di tutte noi. A Costantinopoli, nell'harem del sultano. L'uomo che con un piccolo cambiamento d'umore riusciva a far tremare il mondo intero. La pelle è come l'alabastro. Il trucco però rovina il tuo viso, è un vero peccato. La truccatrice deve trovarne uno più leggero. Hai uno splendido bacino, creato per dare alla luce un principe forte e sano, ne sono certa. Afsa Khatun, la madre del padiscià, era la prima persona che controllava tutta la merce che, giorno dopo giorno, giungeva all'harem. Perle, stoffe, frutti e donne. Ma Idevran, la favorita del padiscià, restava quasi sempre al suo fianco. Una ragazza mi aveva avvertita di stare alla larga da lei. Come ti chiami? Roxelana. Hai un bel nome. Se ti giudicano bella, vuol dire che vieni da un paese di ciechi. Mi sembra evidente. E i tuoi capelli sembrano tinti con le braci dell'inferno. Nel mio paese chi parla così viene spellato vivo a suon di frustate. Le fruste esistono anche qui. I tartari hanno portato la schiava Roxelana dal suo paese di origine fino all'harem. Per molti secoli soltanto un uomo ha potuto oltrepassare questa porta in compagnia dei misteriosi eunuchi neri. Il padiscià, il sovrano dell'impero ottomano. Il mondo che si apriva dietro questa porta lo rendeva l'uomo più invidiato al mondo. Ancora ai nostri giorni, l'harem del sultano esercita un fascino senza eguali. Un tiranno orientale e tante bellezze esotiche coinvolti in orge sfrenate. È questa l'immagine che evochiamo pensando all'harem. All'inizio dei miei studi anch'io pensavo che le donne dell'harem non fossero importanti. Solo dopo ho capito che non era così. Le immaginavo tutto il giorno sdraiate a non fare nulla, in attesa di essere convocate dal sultano per procreare. Nel mio immaginario vedevo soltanto delle donne passive e poco vestite che passavano il loro tempo in attesa, insomma dei semplici oggetti sessuali. Ciò che accadeva dietro le mura dell'harem, invece, è spesso drammatico e ha poco in comune con le fantasie degli occidentali. Alla base di questo errore c'è il fraintendimento del termine harem. La parola harem, haram, areim, ha un significato complesso nelle lingue del vicino Oriente. È un'espressione molto antica, antecedente all'Islam stesso. Era un termine usato già nella lingua antica. Nel mondo musulmano significa un posto speciale. Una sorta di santuario, un luogo inaccessibile alle persone comuni. Il famoso palazzo del sultano ottomano di Costantinopoli, il Topkapi Serai, si erge su un promontorio disteso tra due mondi diversi. In questo punto si incontrano il Bosforo, il Corno d'Oro e il Mar di Marmara. Qui l'Europa e l'Asia si toccano.
Tutti i cittadini dell'impero hanno libero accesso al cortile esterno del palazzo. Al suo interno troviamo invece il Divan, il Consiglio di Stato, e l'Accademia, nella quale vengono addestrate le élite militari e civili ottomane. Il terzo cortile, invece, è destinato a un uomo solo, il Sultano. In questa parte interna, chiamata Endurum, vi era un reparto ancora più segreto e chiuso, ovvero l'Harem. Era proprio in questo posto nel quale ci troviamo. A differenza di quanto si possa immaginare, non tutte le donne presenti nell'harem del palazzo avevano rapporti sessuali con il sultano. Solo una parte aveva il privilegio di godere della presenza del sovrano. E questo avveniva soltanto in virtù di un rigido protocollo e di una gerarchia molto severa. Tutte le donne sottostavano agli ordini della madre del sultano. Era lei la sovrana indiscussa dell'harem. Quando sentirete questo suono, dovrete sottostare ad alcune regole. Dovrete inginocchiarvi senza mai alzare il volto da terra, lasciando che la stanza si riempia della sua sacra presenza. Non guarderete mai in faccia il padiscià, a meno che non ve lo dica io, siamo intesi? Affermerete che non vi è nessun altro dio... Tutte le ragazze dell'harem hanno lo stesso obiettivo, cacciare la favorita e arrivare al letto del padiscià. Tutte, tranne me. Io rivoglio la mia libertà. Questo ritratto non ci fornisce un'immagine realistica. È stato dipinto sulla base delle descrizioni delle spie veneziane e mostra una Roxelana che nessun individuo di sesso maschile avrebbe potuto vedere. Il suo vero nome era Aleksandra Lisovska. Era figlia di un prete ucraino di Rogatin. L'antico nome dell'Ucraina era Rutenia. È da qui che deriva il nome Roxelana, che significa ruteniana. Sappiamo davvero poco di lei. Era abbastanza normale che le schiave vivessero nel più assoluto anonimato. Soltanto la sua immensa fortuna postuma ci ha spinto a porci delle domande sul suo conto. Domande che non ci si è mai posti sulle altre donne dell'harem. Signore della mia vita, padrone di tutte le genti, imperatore dei due mondi. Il primo comandamento dell'harem è il silenzio. Allora perché non fate tagliare la lingua a quell'uccellino, visto che cinguetta sempre? Abbassa la testa. Ora puoi alzarti. Bene, verrà punita severamente. È la strega con i capelli dell'inferno. Io li definirei piuttosto rosso fuoco. Quando vidi per la prima volta il sultano, ne rimasi colpita. Nessuno me lo aveva descritto. Mi ero immaginato un uomo vecchio e grasso, invece era giovane, con una corporatura atletica.
Solimano ha appena assunto la carica di sultano dell'impero ottomano. Nei ritratti lo vediamo raffigurato come un uomo non troppo alto, ma dal portamento regale. È magro, delicato. Sul suo viso spicca un naso prorompente, quello che chiamiamo comunemente un profilo aquilino. Un'altra sua caratteristica è che viene raffigurato con il collo particolarmente lungo. La Costantinopoli ottomana sorge sulle rovine del millenario impero bizantino. È stato il bisnonno di Solimano a sottrarre la città ai cristiani e a islamizzarla. Le chiese, come la famosa Hagia Sophia, non sono state distrutte, ma trasformate in moschee. E sono proprio gli schiavi cristiani, ormai islamizzati, che formano la spina dorsale dello Stato. Il fatto che la classe ottomana al potere fosse composta prevalentemente da schiavi, sia uomini che donne, è davvero interessante. Molti erano cristiani europei o di origini ucraine e russe. Essi formarono una dinastia singolare che veniva chiamata turca, ma in realtà di turco non aveva nulla. Siamo quindi molto lontani dal concetto di dominio di un solo popolo su tutti gli altri. Si tratta piuttosto di un melting pot che riguarda l'intera classe dirigente. Una classe dirigente che, a sua volta, regnava su popolazioni di diversa origine, cultura e religione. Non esiste un'aristocrazia per diritto di nascita. Chiunque ha la possibilità di affermarsi in questa società. Un elenco infinito di leggi severissime regola lo Stato. Anche le esecuzioni capitali seguono precisi precetti legali. La testa di un visir avrà l'onore di finire su un piatto d'argento. Al ceto medio è riservato quello di legno, mentre quelle degli impiegati finiranno direttamente a terra. Anche la vita nell'harem è scandita da norme molto rigide. Bisogna seguire delle regole persino per dormire col sultano. Viene compilato un registro per le notti d'amore. Le favorite hanno il diritto di passare ciascuna una notte a settimana col padiscià. La vita all'interno dell'harem era soggetta a regole molto rigide. Erano pochissime le donne che se ne stavano sedute senza far nulla. Ad ognuna era assegnato un compito ben preciso. C'erano quelle che scrivevano, quelle che dovevano fare il caffè, e sappiamo per certo che anche all'interno dell'harem c'erano molte impiegate addette ai registri. Dipendeva dalla formazione di ciascuna. In proporzione erano relativamente poche le donne destinate a soddisfare i desideri sessuali del sultano, che venivano addestrate come concubine. Tutte le schiave speravano di salire sul letto del sultano. Nell'harem regnava un clima di sospetto e gelosia che agitava tutte le pretendenti. Lo status sociale di una schiava cambiava radicalmente nel momento in cui rimaneva incinta. A quel punto le spettavano un appartamento e una rendita che facevano di lei una donna ricca. Inoltre aveva la possibilità di diventare la futura donna più potente dell'impero, la madre del nuovo sultano. Si trattava di un mondo chiuso, regolato da una gerarchia rigidissima e da una disciplina severa. La sorveglianza
era affidata agli eunuchi neri, i tanto temuti eunuchi neri, che agivano come una specie di polizia segreta in questo regno femminile rinchiuso all'interno del palazzo. Fra i vari compiti degli eunuchi c'era anche quello di evitare che le donne dell'harem si procurassero piaceri non concessi. Su esplicita richiesta del sultano, dovevano essere tagliate a pezzettini tutte le verdure proibite, ossia ravanelli, carote e zucchine. Dietro la figura dell'eunuco si cela un triste destino. Da giovani essi venivano sottoposti alla castrazione. Venivano cioè privati di pene e testicoli in modo che non potessero sviluppare desideri sessuali. Solo un ragazzo su due sopravviveva a questa pratica feroce. Il capo degli eunuchi neri era Kizlara Gazi, uno dei maggiori dignitari dell'impero ottomano. Se convocava personalmente una delle donne dell'harem, era di certo per una ragione molto importante. Adesso verrai punita. E dopo vorrei staccarti la pelle da sola, dato che non ti servirà più a nulla. Mia signora, il padishah desidera la vostra compagnia. Ma io non ho mai saputo ballare, poi anche il canto non fa per me. Offrirete i vostri servigi al padishah questa notte. Se qualcuna godeva del favore del sultano, improvvisamente la sua vita cambiava. Ma Idevran ne sapeva qualcosa. E adesso lo sapevo anch'io. Fino a poco prima ero un essere disprezzato, ora improvvisamente mi trattavano da signora. Queste donne erano molto influenti nell'harem e non importava che fossero schiave. Siamo abituati a considerare le schiave persone senza importanza, ma non era così. Ciò che le rendeva potenti era il loro ruolo di madri. Ogni notte d'amore passata col sovrano poteva essere quella decisiva per la dinastia e determinare la nascita del nuovo erede al trono. Una schiera di addette al bagno e alla vestizione si dedica completamente a te. Vieni massaggiata, truccata e cosparsa di oli profumati. Tutti i tuoi pori si riempiono di fragranze. Persino sui molari ti spalmano una pasta che dolcifica l'alito. Le addette al bagno, mentre mi preparavano, mi rivelarono un segreto per accrescere il piacere del padishah. Spalmatevi i capezzoli con l'hashish. Questo aumenterà il suo piacere quando ve li succhierà. Aspettate nell'anticamera finché il padishah non prenderà la decisione di coricarsi. A quel punto dovrete avvicinarvi al letto restando in ginocchio. Poi inizierete a baciare l'orlo della coperta e resterete ad aspettare che il padishah si avvicini a voi, signora. E poi? Sappiate che da quel momento non ci sono regole. Nei primi anni del regno di Solimano, la favorita è l'albanese Maidevran e il loro figlio Mustafa, fino ad allora, è l'unico maschio. Tell
Tecnicamente, dalla metà, se non addirittura dall'inizio del XV secolo, tutte le madri dei principi e delle principesse dell'impero ottomano sono schiave. Per noi è importante sottolineare come i figli di queste schiave non diventino a loro volta schiavi. A differenza dell'impero romano, lo status dei figli non segue quello delle madri. I figli nati dall'unione tra una schiava e il sultano hanno pieni diritti. Non ci sono quindi problemi di discendenza, perché tutti sono considerati alla stessa stregua. Loro sono i muti, vegliano sul nostro padiscià. Sappiate che non vi faranno niente, a meno che non lo facciate innervosire oltre misura. Non mi ero mai sentita tanto disorientata prima di allora. I muti sono le spietate guardie del corpo del sultano. Eseguono le uccisioni commissionate dal sovrano strangolando le vittime con corde d'arco. Hanno le lingue mozzate in modo che non possano rivelare segreti. E i timpani bucati affinché non possano udire le suppliche dei condannati. Tra le vittime ci sono a volte anche gli stessi membri della famiglia del sultano. Viene definito sistema fratricida. È quello secondo il quale i sultani possiedono il diritto di uccidere tutti i fratelli e persino i loro discendenti maschi. In altre parole, il sovrano potrebbe anche eliminare tutti i familiari e rimanere da solo. A quel punto, però, può solo sperare che gli nascano dei figli maschi e che vi siano concubine in grado di partorirne, o il futuro della dinastia sarà in pericolo. È un modo di procedere rischioso, ma che sembra funzionare. Il fratricidio doveva assicurare che soltanto il figlio del sultano più dotato sopravvivesse in qualità di erede, mentre gli altri principi venivano pianti e sepolti in semplici bare, magari nella stessa tomba del loro assassino. Procreazione, nascita e morte sono intrecciate tra loro secondo un sistema arcaico e spaventoso. L'intero harem ti invidia in questo momento. E tu hai paura di me. Non temo voi, ma le conseguenze di questa notte. Quindi l'intero impero ottomano dovrebbe crollare perché una donna dell'harem non desidera partorire un principe, dico bene? Preferisco morire, piuttosto che vedere i muti strangolarlo in un giorno non lontano. La vita è nelle mani di Allah, anche la tua. E la mia. Mustafa sarà l'erede al trono. Tutti lo amano. Anch'io. Ma quando voi morirete, farà uccidere immediatamente i miei figli. L'identità del mio erede è ignota. L'impero sarà forte soltanto se sarà il più forte a guidarlo. Questo dovrebbe valere anche per le donne. Si dice che il sultano non abbia guardato più nessun'altra donna quando capì che era Roxelana, la donna della sua vita. Seguono molte altre notti d'amore fra Roxelana e il sultano. Solimano infrange le leggi dell'harem, trascura le altre donne. E così quel microcosmo inaccessibile al mondo esterno entra in confusione.
L'albanese Maida Evran, madre dell'unico principe, non sopporta il nuovo status di favorita di Roxelana. In fondo viene da un popolo in cui gli uomini, a causa del loro orgoglio e del loro spirito vendicativo, sono invendibili nei mercati degli schiavi. La mia presenza rende felice il Padishah. Dimentica tutto quando è tra le mie braccia. Tu sei solo carne in vendita a poco prezzo al mercato e vorresti essere meglio di me. Nelle ultime notti non gli sei mancata affatto. Maida Evran è gelosa. Si slancia su di lei, l'aggredisce, le graffia il viso, l'afferra per i capelli. Vuole dirle: guarda, sono io la numero uno. E tu chi ti credi di essere? Ti farò vedere io chi è la più importante. Quando Solimano vuole vedere di nuovo Roxelana e manda Kizrar Agazi a chiamarla, lei astutamente si oppone e si rifiuta di andare. È molto furba e ha in mente una mossa strategica. Dice che non è degna di presentarsi al sultano, che il suo aspetto non è adeguato, dunque non può mostrarsi. A questo punto il sultano vuole vederla a tutti i costi. È sorpreso, Roxelana ha stuzzicato la sua curiosità. Così manda di nuovo il Kizlar Agazi a prenderla, perché vuole capire che cosa sta succedendo. Mi hanno detto che il tuo volto è nero dalla vergogna, ma io vedo soltanto il tuo velo, e quello è senz'altro nero. Ti prego di toglierlo, d'accordo? Puoi aiutare la signora a scoprirsi? A quanto pare la signora temeva di offendere la vista del Padishah con il suo aspetto. Chi è il colpevole? Chi? Non ha mostrato alcun rispetto per me. Merita molti più graffi di quelli che ha. Siete stata voi a mancarmi di rispetto. Colpendo la signora avete colpito anche me. Quella fu la fine per Maida Evran. La sua fortuna tramontò mentre sorgeva il sole del mio destino. Fino a quel momento, il mio unico obiettivo era stato la libertà. Non so come accadde, ma da allora divenne un altro. L'amore. Qui abbiamo, credo, una vera e propria storia d'amore. In Europa si è scritto molto in merito, tutte storie di grande interesse popolare. Si diceva che il sultano fosse completamente affascinato da lei, che fosse stregato, quindi era veramente amore. È indiscusso che fosse amore quello che legava Solimano a Roxelana. Questo sentimento era molto importante nella vita di Solimano. Aveva un disperato bisogno di amarla. Ciò la dice lunga sul conto di quest'uomo.
che si trovava in una posizione particolare, diversa da tutti gli altri. Non dimentichiamo che era il sovrano dell'impero più grande del mondo a quei tempi. In Occidente, Solimano merita l'appellativo di Il Magnifico. La sua moschea, che troneggia sulla città, è una delle più belle opere architettoniche del mondo. Nel mondo islamico, Solimano è sinonimo di Kanuni, il legislatore. Egli riuscirà infatti a garantire con i suoi decreti l'ordine e l'unità interna nel suo immenso regno. Sotto Solimano l'impero ottomano vive il suo periodo di massimo splendore ed estensione. Si estende dalla penisola araba fino alla Crimea, dai Balcani all'Egitto e all'Algeria. Il sultano conquista Belgrado e Budapest e scaccia i cavalieri dell'ordine di San Giovanni dalla fortezza mediterranea di Rodi. Le sue truppe marciano su Baghdad. Solimano riesce a creare lo Stato islamico più vasto che sia mai esistito. L'impero viene governato dalla sala del divano. È qui che il legislatore Solimano riunisce il gran consiglio dei visir. Ma è proprio il suo amore a fargli infrangere una regola fondamentale per gli ottomani. Ogni schiava può avere un solo figlio dal sultano. Dopodiché deve definitivamente abbandonare il suo letto. Roxelana rimane invece la sua amante anche dopo la nascita del loro secondo figlio. Roxelana's story is obviously very interesting. La storia di Roxelana si rivela interessante da diversi punti di vista. Considerato che tante regole dinastiche vennero infrante con lei, è una cosa davvero insolita. Ed è per questo che ci chiediamo quanto potesse essere innamorato il sultano per desiderare un tipo di relazione che la tradizione del suo impero gli vietava. Eppure la vissero entrambi. Quando ti guardo, la tua bellezza mi sembra quella di una rosa in pieno rigoglio. Mia amata, tu sei la luce e io la farfalla notturna dell'amore. Lo scambio di lettere poetiche tra Solimano e Roxelana è la toccante testimonianza di una storia d'amore ottomana unica nel suo genere. Sei parte della mia anima, il sole della mia terra e il fondamento della mia fortuna. Non puoi neanche immaginare quanto il pensiero di te bruci e consumi il mio cuore. E come il mio amore per te mi spinga a naufragare nel mare della nostalgia, senza avvertire il passare dei giorni e delle notti. Il popolo era scontento. Non riusciva a comprenderlo, in particolar modo dopo la nascita del terzo, quarto e quinto figlio. A palazzo si festeggiava ogni nuova nascita, i cannoni sparavano e il popolo non riusciva a capire. Cominciarono a chiamarla strega, la ritenevano colpevole di aver incantato il sultano con la stregoneria e di avergli propinato pozioni magiche o lanciato un incantesimo che lo avesse reso dipendente da lei. Già dall'inizio non era stata amata dal popolo, semplicemente perché la gente non capiva che cosa stesse accadendo intorno a loro. Nel 1529 l'armata ottomana sotto il comando di Solimano si trova alle porte di Vienna, ma le truppe subiscono una grave sconfitta, la prima da anni. Fra i soldati ottomani si diffondono alcune dicerie secondo le quali Allah avrebbe voluto punire Solimano a causa della sua relazione con la strega Roxelana. Il primogenito di Solimano, Mustafa, è cresciuto ed è diventato un giovane bello e vigoroso. La sua influenza in società cresce di giorno in giorno, diventando così una minaccia, non soltanto per i figli di Roxelana. Ah!
Voi credete che Mustafa vi ami? Vi ama come noi amiamo gli agnellini e ci giochiamo. Questo però non ci trattiene dal macellarli quando arriva la loro ora. Io ho soltanto un figlio. Lei ne ha tre. Non vedo perché tu debba preoccuparti per Mustafa. È un ragazzo così possente. Non ti fidi dei miei assaggiatori? Non mi fido nemmeno dei miei. A Mustafa non succederà nulla finché sarò viva. Ma hai ragione, sono vecchia. E presto non potrò più aiutarlo. Vuole vederti morto. Ha stregato persino il padiscià. Mio padre non dà retta a queste storielle. Devi far cadere al più presto Solimano, finché sei ancora in tempo. Assicurati il sostegno dei giannizzeri e agisci in fretta. Lui o te. Mi dispiace, non farò del male a mio padre. Allora scappa. Non sono una donna. Lo dico per il tuo bene. E a che cosa servirebbe? Il principe erede Mustafa. Godeva di ottima fama nella società ottomana, in particolar modo tra le file dei giannizzeri. Sembra che fosse molto coraggioso, un buon soldato, intelligente e molto amato. A un certo punto si sparse la voce che non fosse da escludere la possibilità di un colpo di Stato in favore di Mustafa. Il passo successivo del sultano è talmente immorale ed eccentrico per gli ottomani del tempo che nemmeno Solimano lo rende pubblico in un primo momento. Decide di sposare Roxelana, che così perde il suo status di schiava e ottiene la libertà. Il matrimonio monogamo con una schiava è uno scandalo. Solimano sposa così Urrem Sultan, come verrà chiamata in seguito. Significa la sorridente. È questo il significato del nome Urrem. Anche se nel mondo occidentale continuerà ad essere conosciuta come Roxelana fino ai nostri giorni. Ciò che Solimano fece per Roxelana ci stupisce e ci dà prova della personalità originale e sfaccettata di questo sultano. Ci sorprende la sua disinvoltura nel cambiare le regole e le usanze dei suoi predecessori. Perché l'ha sposata? Aveva già fatto abbastanza permettendole di avere tutti quei figli e proclamando la sua favorita. La chiamava Aseki, la mia favorita. Tutti sapevano che ricopriva un ruolo speciale e che era diversa dalle altre. Lo confesso, non so esattamente perché l'abbia sposata. Non era necessario. Lei aveva tutto quello che desiderava. È però probabile che volesse diventare regina a tutti gli effetti. E in un certo senso questo accadde.
Quando Hafsa Khatun, l'influente madre di Solimano, muore, Roxelana può far valere senza ostacoli il suo volere. In scena una congiura contro Solimano da parte del suo più caro amico, il gran visir Ibrahim Pascià. A lungo Solimano si oppone a questa esecuzione, ma i suoi uomini trovano presto una soluzione. Il visir viene strangolato mentre Solimano dorme, come se il sultano non avesse nulla a che fare con l'accaduto. Resta ora soltanto una persona pericolosa per Roxelana e i suoi figli, Mustafa. Credo che sia Maideh Ivran, la madre di Mustafa, che Roxelana, madre di Selim, si aspettassero che i loro figli fossero giustiziati qualora uno dei due avesse vinto. Purtroppo queste morti erano inevitabili. Solimano stesso ne era consapevole, così riportano le testimonianze dell'ambasciatore veneziano. Si dice che un giorno Jahangir, il figlio disabile di Solimano, chiese al padre se il suo destino fosse quello di morire qualora uno dei fratelli fosse diventato sultano. Jahangir evidentemente sperava di essere risparmiato a causa del suo handicap. In ogni caso la risposta di Solimano fu: sì, è questo che avverrà. Hai capelli meravigliosi e ciglia straordinarie. Sei dolce e amara allo stesso tempo, come un melograno o un'arancia. Se dovessi morire, vorrei che fossi tu a uccidermi. Che cos'hai? Piangi e ridi contemporaneamente. Sono felice per il regno. La nuova strategia di Mustafa ci porterà alla vittoria sui persiani. Ma ho anche paura per te. Ma di che cosa stai parlando? È la mia strategia e Mustafa se ne è astutamente appropriato. Però è Mustafa che guida i giannizzeri sul campo mentre tu sei qui a palazzo. E lo amano. È il loro eroe. Dicono che da te non ci si possa aspettare alcun attacco contro gli infedeli. I miei figli non possono competere con lui, sono piccoli. Ormai il tuo tempo è finito. L'era di Mustafa è appena cominciata. Questo triste evento ha cambiato il corso della storia. Era logico che Roxelana combattesse per i propri figli, come lo fece Maideh Ivran per Mustafa. Il mondo però lo vide come una congiura da parte di questa donna che era già malvista a causa delle troppe attenzioni che Solimano le riservava. Io non so perché Mustafa fu giustiziato, ma fu una perdita devastante per il regno.
e Urrem ne fu considerata l'unica responsabile. Per la storia turca, Roxelana è una sanguinaria che ha portato alla rovina il paese. La morte di Mustafa rappresenta senza dubbio l'inizio della decadenza dell'impero ottomano. Si è abituati a pensare che i 10 sultani che seguirono abbiano portato l'impero alla rovina. Io però non ci credo. Penso che le ragioni siano più complesse e che abbiano a che fare con la politica e con alcune decisioni sbagliate prese intorno alla metà del XVI secolo. L'impero in quel momento aveva raggiunto davvero i suoi limiti politici e naturali. Già Solimano e i suoi consiglieri si erano convinti che quella fosse la dimensione ideale dell'impero e che non valesse più la pena sprecare denaro e vite umane per estenderne i confini. Roxelana muore nel 1558. La morte le risparmia di assistere a una sanguinosa lotta tra i suoi figli per la successione al trono. Solimano seppellisce il suo grande amore in un bellissimo mausoleo accanto alla sua moschea. Ora è rimasto solo. Solimano regnò per ben 46 anni. Un periodo lunghissimo. Questo significa anche che invecchiò sul trono e che alla fine il brillante conquistatore aveva lasciato il posto a un vecchio burbero e malato. A Solimano restano ancora 8 anni di governo. Li passa in solitudine, consumato dal senso di colpa. Si dice che il sultano, negli ultimi anni, sia diventato sempre più caritatevole, che abbia smesso di ostentare tutto ciò che aveva. Il lusso che aveva tanto apprezzato in gioventù non era più la sua ragione di vita. Con la morte di Solimano, il carattere della dinastia cambia radicalmente. I sultani non combatteranno più in guerra alla testa dei loro eserciti, ma resteranno quasi sempre chiusi a palazzo a Costantinopoli. A Solimano succede il figlio di Roxelana, Selim, che passerà alla storia col soprannome di l'ubriacone. Col passare del tempo, le madri dei sultani si trovano sempre più spesso ad assumere la reggenza, fino a prendere le redini del governo. Per un secolo guidano il gigantesco impero come se fosse un sultanato femminile. Durante la loro reggenza, le madri, che temono la legge del fratricidio, preferiscono rinchiudere i principi nell'harem, dove crescono come dei veri e propri inetti. Nel 1909 viene definitivamente smantellato l'harem dell'ultimo sovrano ottomano, nel quale vivono ancora 500 schiave. Come gli eunuchi, molte donne si trasferiscono in Europa, dove diventano attrazioni nelle fiere.